two sisters were destined to die. Julia, the first sister, and Martha, the second. All'interno di Martha's Dead troveremo un teatrino con delle marionette con cui dovremo giocare e sarà un momento in cui entriamo in un mondo completamente diverso, sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista di gameplay e anche da un punto di vista narrativo, perché sono le fasi meno lineari del gioco dove il giocatore dovrà costruire la storia di ogni singola scena del teatrino. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. Il teatrino è un altro elemento che aggiunge varietà di gameplay all'intero gioco. Abbiamo cercato di aggiungere più modalità possibili all'interno del gioco per avere un'esperienza sempre più varia dall'inizio alla fine del gioco. Il teatrino non solo ci aiuta in questo, ma ci aiuta anche a descrivere delle scene velocemente e senza perdere l'interattività del giocatore. Sarebbe stato facile realizzare una cutscene per ogni scena, però vogliamo che sia il giocatore con l'interazione a imprimere movimento alle marionette, ad usarle e a ricreare le scene che poi sono i racconti di Julia, della sua vita. I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. Il teatrino era già un'idea, ci frullava in testa già da The Town of Light, però lì non avevamo trovato l'habitat, il punto e l'espressività che poi ha in Martha's Dead il teatrino. E soprattutto nel raccontare la storia in maniera diversa ci è servito molto anche per far vedere la parte psicologica con un'altra sfaccettatura del personaggio. Dad says we're losing. What will happen if we do? Il teatrino è un'esperienza di gameplay, diciamo, che spezza un po' il flusso. Hai momenti molto agitati, momenti in quel momento ti fermi, hai quasi un'ottica frontale e analizzi piano piano quello che hai visto, quello che hai sospetti di aver visto, e quindi è un momento anche di pausa per riflettere su dove si arriva in quel momento nel gioco. Since then, a spirit known as the White Lady takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. All'interno di Martha is Dead, un elemento di fondamentale importanza insieme alla macchina fotografica è il teatrino delle marionette. Questo perché spezza completamente la sensazione di eccessiva linearità, ci trasporta per un momento in gameplay diverso, in un mondo visivo diverso e anche in un mondo narrativo diverso. Quindi è molto importante perché crea varietà e la varietà ci permette di avere sicuramente un prodotto più godibile dal mio punto di vista. Help! Help me! Oh, sag noch einmal mir, wie schön.